Allora, qua si suona già, che la gente dovrebbe guidare, ma vabbè. Allora, Un po' di meno qua. la temperatura è questa, sono le 9:46, c'è grande emozione e tensione nell'aria. Una ruota sgonfia. Ah, abbiamo una ruota sgonfia. Perché? Cosa stiamo andando a Le fare? macchine che vi vengono incontro, tra l'altro, Cosa stiamo andando a fare? Allora, questo è il nostro bassista, il nostro bassista. Salve a tutti. Poi c'è il chitarrista Bonfi. Bonfi, ciao! Dove siamo? E dove stiamo andando? Ah, non so, Ragazzi, c'è un sei video! te la Praticamente ora stiamo andando a prendere il batterista Giancarlo, perché Perché oggi c'è un camion in mezzo sta facendo un cacchio di video! Non mi caga nessuno! Ci sto cagando! Allora, il Triple Destination, che l'ho detto anche bene, vanno a registrare. Registrare due pezzi. Cioè, senza pedaliera, se con una ruota sgonfia. E la cantante c'ha la voce. io sono morta perché mi sembra gran idea comunque uscire. E la gente mi prenderà per deficiente, io con una mano diciamo con un'altra. E Giancarlo sta alla fermata. Io acceleriamo, andiamo contro le macchine. Sì. Vediamo. Poi col ghiaccio per terra magari, sarà quella più divertente. Pensavo che era quello Giancarlo. Quella donna? No, era un uomo, un Ah. operaio. Beh, no, Questo è Giancarlo? No, è una signora. Non la lascio scarpe. Non è calzamani, La temperatura è un po' salita, meno c'è caldissimo, 3,5. raga, mettiamo a 5. È veramente troppo Andiamo a caldo. fare il bagno nel Tanto lago caldo. di Bologna. La tensione è palpabile. No. Ma io sono già un Tu hai detto che sei ansioso, No, beh, sono già a punto, che stai ma male. se male sì, però nel senso Vabbè, ma un po' è una tutti. cosa psicosomatica. Vabbè, io penso che già da 3 giorni che faccio così comunque. Tra l'altro con tanta Vabbè. gente cosa fa la domenica mattina in giro vorrei saperlo. La gente domenica mattina si dorme! Cristo Questi santo! vanno tutti a registrare, non lo sapete voi. È tutta la crew che ci assisterà durante La la cosa. crisi. 39 di sto cazzo, dai. 39, che autobus di merda è? No, vabbè, è un bel È un gran autobus. però fino a un certo punto. Giancarlo questo? No, è una signora. Però è una bella pelliccia, magari quella di Giancarlo, magari quella di Pompi. No. Era anche la pelliccia di L'hanno Pompi. spogliato. Hanno spogliato Pompi. E quindi siete carichi qua dietro? Sì. Bene, questo è un basso. Le nostre chitarre sono. Sono un po' diabetico, Cioè, questo è tipo backstage si vedono già gli strumenti. Poiché strumenti, lo stato capo del 63. Ma il stato capo del 63 che, sì, vabbè, vintage. molto. Poi c'è una diavoletto. Intanto, cioè, faccio anche una panoramica della bella gente. Fai il video delle vecchiette che vado a messa. Ma dov'è la chiesa? C'è Non lo anche la so, chiesa, però sa? le vecchiette la domenica mattina vanno a messa, insomma. Vabbè, dipende, mia nonna non va a messa. Ma sta smadonnando. Io la stimo troppo. Sarà smadonnando in questo momento. Io stimo troppo. Questo lo taglieremo perché non è bello, non è bello. La vecchietta è una vecchia che bestemmia. Ma no, cos'è? È un freak show, cos'è? Vabbè. Sarà bellissimo. Ma basta la pubblicità. Cosa, la gestione di gruppo? Sì, lo si monta decentemente, lo Ci metto. siamo fatto figo del pesce, oppure. No, quindi. Poi adesso apriamo il contest chi è il più figo, ovviamente vinco io. Sono che sta faccia, vera, merda. Un po' chiocchiaie mi dicono tra l'altro. Ma non so, cioè è bello che ho girato il telefono pensando di vedermi, ma vabbè, lasciamo perdere. L'incoglionimento con i pattumi. Pattumi buoni. Fermata quale? Abu? L'aragna questo, la temperatura è meno 3, cioè fa sempre più caldo. Piano piano. Tra l'altro. Questo è un buonasino. Però forse prima è via Dagnini. Tra l'altro mi stavo scordando i pezzi, non so se Nassi l'aveva già detto. No, però sarebbe stato molto divertente. Tanto cantare a caso il giorno della registrazione e in tuo caso. Se vuoi cantare a caso, no. Dov'è Giancarlo?
Oh, io abbiamo trovato San Carlo, che bello, ciao! Ci state? Yeah. A quanta autonomia ha? Non lo so. No, no, no. Ho solo messo le bagagliaio. Problemi logistici di salita. È perché Giancarlo che è grasso. Certo. Buongiorno. Vuoi ciò vedere? Buongiorno. Ditegli la buona notizia. Cioè? Senza pedaliere. E quindi? Ciao. Quindi, ciao batterista Giancarlo, sei carico? Sono freddo, finché carico. Ma dai, qua dietro sono già tutti carichi. No, ora li carico pure io. Bene, bene. No, comunque non è un... Cioè, è un problema ma fino a un certo punto. Mi serviva solo per la mia traccia di più procrastinese. No, non ce l'avranno una cosa di valore. Credo di riuscire a farlo col gain dell'amplificatore. Beh, che discorsi tecnici. Sì, questi cioè, sono questo i problemi è... di una band. Questo deve andare qua, sta di qua, è già il Amadeus, sì. Sta al locale ufficiale del Triple Destination. Ma da quando abbiamo deciso questa sarà, cosa? Lo sarà, dove iniziare una nuova tradizione. Dove la cantante guiderà così io posso bere. Sicuramente. Va bene. È una birreria, te mi piace tanto la birra. Io mi piace tutto, fa vera persona. Beviamo tutti sei. E poi andiamo a dormire con i miei dubbi. Esatto, bene, questa è la grande idea. Un FPP. Esatto. Letti vedono una cosa... No, cosa... PPP. La PPP, La PPP, se procrastination si chiama fan. È una battuta che solo gli ingegneri possono capire. Ma io non voglio sapere niente, proprio mi voglio escludere dal mondo. Dica male. E poi voglio scrivere PPP. Chiamiamo gli PPP. Ah, non capisco una sega, ma va bene. È una lettera greca, per la dipendenza da... Vabbè, non la spiego che è quella. Non me ne frega assolutamente niente, poi davanti. Ciao persona, vieni a sentirci suonare. Non vede l'ora. Diventate fan su Facebook. Viva i FP! Non fai casino. Rock and roll! È freddo! Ci sono meno tre. Si sta congelando. Riangolo no, non l'avevo considerato. Ma facciamo qualcosa di Renato Zero. Ma anche no. Vi prego. Tanto sto cercando di ricordarmi. Auguri, auguri. Ma il fischio vendevo. Cioè, porta troppa fortuna ai FP. A CDP, ma è giusto. A te non era così vicino a casa tua come se esatto, la però. Esatto. Allora, la strada è ancora lunga, magari si pausa. Vabbè, lunga no. Cioè, non... Però nel senso, spero di no. No, anche perché non è una gran visione di strade, fa un po' cagare. Però non si vedono le puttane, questo vuol dire che siamo qui per 10 di mattina. È un gran peccato, a casa mia ci sono lo stesso. Sì, a casa mia sono le stesse. C'è tantissimo, guarda. Lavoro per veri uomini. Veramente tantissimo. Rock and roll. Dai, vedete. Era Tony. Bello questo video di me che guardo la strada. Beh, è una cosa artistica. Merda, tantissimo. Via delle armi, no. In che via dobbiamo andare? Non mi ricordo, però quando la leggo mi ricordo. Se non la leggi? No, lo leggo, ci guarda. Io sono il più grande orientatore del mondo. Ma lei lo svegliati, Dio buono, cioè sarà meglio che ti svegli. Non suoniamo a caso, non va bene. Oh, devi suonare parte di tutto. Oh, Toroietta! È una donna, È una donna, non è ricoglionita, è una donna, come minimo una donna a guidare. Cioè, infatti, sono preso. No, io proprio mi escludo dalla categoria. Ma no, vabbè, non esageriamo. Deve preoccuparsi. Non è più, non del tutto, però. Allora. Siamo in zona più o meno. Sì, ma più o meno ci siamo. Non è questa. Via del Porchera, no. Abbiamo preso un bel arancione. Vabbè, anche questo sicuramente. Prenderemo anche questo arancione. No, dai, vedi. Il punto. Bello questo video, farà ridere molto. Schietto, no.
centro San Cusquillo, ti aiuta? No. Ma dai. Una cosa. Perché poi Enco? Non mi convince tutta questa strada. Per signora, diventa fan! Tutto a chiamare sarà qui, suppongo, ma qualche... Non mi convince, dai. Perché andiamo a sfogare? Vabbè, quello orti, gli orti degli anziani. Mi sembra un po' troppo astratto. Abbiamo cannato. La cosa si fa problematica. L'ansia cresce sempre di più. Sì, questa rotonda decisamente c'è qualcosa che è sbagliato. C'è un po' di desolation. Sembriamo quasi ad Anzola. Per tutto dire. Esatto. Allora, Morelli. No, sicuramente non è quello. Abbiamo spassato. Così. Bella frizione. Bell'aria di là. Se abbiamo bisogno di bell'aria, è via. Anche perché via Corelli non è una cosa buona. Ah, è vero, perché diventava dopo via Corelli. Mi dite le vedi, Valeria, se c'è un'altra città là. Ma c'è un'altra città, sì. Eh? Allora prendilo. Facciamo un video mentre prendo tutto il città. No, filma il video piuttosto importante che siamo là. Si sente simpatico.